statua dedicata a Giovanni Paolo II in occasione del suo compleanno. Stata donata dal maestro Oliviero Rainaldi, grazie alla Fondazione Angelucci, la stazione Termini, che come sapete è dedicata a Giovanni Paolo II, è stata dedicata nel 2006 e oggi, in occasione del compleanno, del Dies Natalis, vogliamo ricordarlo così, di Giovanni Paolo II, il maestro Oliviero Rainaldi, a cura della Fondazione Angelucci, ha donato a Roma questa statua che rappresenta l'accoglienza di fronte alla stazione Termini, da sempre territorio di accoglienza. È stata un'impresa che ha visto collaborare grandi stazioni, le Ferrovie dello Stato, Roma Capitale con l'assessorato alla cultura, la sovrintendenza ai beni culturali, Zetema, e in pochissimo tempo abbiamo cercato di sistemare con decoro urbano questa statua incredibilmente bella perché accogliente. Invitava anche i grandi della terra ad avere fiducia nella Chiesa, ma anche fiducia negli ideali di libertà che dovevano realizzarsi in ogni parte del mondo. Da oggi, giorno dopo giorno, il beato Giovanni Paolo II accompagnerà i viaggi di tutte le persone che passeranno dalla stazione, oltre 500.000 visitatori, e diventerà un nuovo simbolo per la città. Roma, città dell'accoglienza, anche grazie a questa statua. Signor Sindaco Gianni Alemanno. Grazie, Eminenza Reverendissima, signor Ministro, Presidente Cardia. Io sono molto felice di questa inaugurazione. Fra qualche giorno, qualche ora, questi bei manifesti che hanno decorato tutta la nostra città in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II verranno rimossi, verranno anche venduti, verranno un'opera di carità e diffusi fra tutti coloro che vorranno mantenerli, e scompariranno le tracce, diciamo, del momento di comunicazione che è stata fatta attorno a questo evento. Ma rimarrà questa statua, rimarrà qua nella porta di accesso alla nostra città, e io devo ringraziare sinceramente la Fondazione Silvana Paolina Angelucci e il maestro che ha realizzato quest'opera, perché ci permetterà di avere questa presenza e questa sensazione profonda qui nel cuore di questa piazza, che è la porta d'accesso della nostra città, una porta d'accesso difficile, carica di contraddizioni, in cui si intravede il bello e il brutto di questa grandissima città che è la città di Roma. E noi qui ci presenteremo con Papa Giovanni Paolo II in questo gesto, che è gesto di accoglienza, ma è anche gesto di protezione. Gesto di protezione perché questa città ha bisogno di essere protetta, ha bisogno di una protezione più forte proprio per poter accogliere. Tante volte parliamo di accoglienza, di apertura, ma se non c'è qualcosa di più profondo, se non ci sono valori profondi, se non c'è una presenza spirituale che protegge questa città, anche il gesto dell'accoglienza rischia di essere vano o di essere impossibile. Abbiamo bisogno di essere protetti per poter accogliere in questa città coloro che vengono a visitarla, coloro che vengono a vivere, coloro che vengono a incontrare la cristianità. Giovanni Paolo II, questo è il ricordo che è stato trasmesso da Cardinal Zivic e che a me personalmente è più caro, ma è caro a tutti i romani. Ogni sera, al termine della sua giornata, si affacciava alla sua finestra e guardava Roma, e al termine di quello sguardo benediceva Roma ogni giorno della sua vita qui da Santo Pontefice della Chiesa Romana. E questo gesto è un gesto di benedizione, di protezione, che noi vogliamo sentire presente. Prima qualcuno mi ricordava che ogni momento in cui noi ricordiamo Giovanni Paolo II, in cui c'è una celebrazione che lo riguarda, il funerale, la beatificazione, c'è sempre
una presenza di vento, una presenza naturale. Ecco, io sento che questa statua ci aiuterà a cogliere questa presenza profonda. Abbiamo bisogno di tutto questo. Roma, per trovare una speranza, per trovare un futuro, ha bisogno di una spinta profonda e di una spinta che la coinvolga profondamente. Giovanni Paolo II era un amico di tutta la città, anche di quella parte che non è cattolica, anche di quella che appartiene a altre religioni oppure non crede. Era sentito un amico da tutti, una presenza benefica e positiva. Chiunque attraversando questa piazza potrà capire che Giovanni Paolo II è qui in mezzo a noi, ci protegge, ci aiuta a cogliere, ci aiuta a guardare verso il futuro con grande speranza. Grazie. Il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.